Qua già c'è una temperatura un po' più piacevole. 2 gradi in più, 18.4. E 2 gradi sono come 2 centimetri, sembrano pochi ma si fanno sentire. Esatto. Chiedimi un po' che falegname se sbaglia di 2 centimetri una misura. È accesa la Sony che non vedo? Sì. E niente, torniamo nella grande pianura alluvionale dello Stelvio. Sto rallentando in tutti i modi per farti passare, manca solo che mi fermo. Occhio. Non le vedo mai ste marmotte, ma dove sono? Erano sul canale, qua dove c'è l'acqua. Non le ho viste. Si sono spaventate, poverine. E le mucche le vedo, quelle sono grandi. Le mucche. Guarda che scena idilliaca, io, te, le moto, lo Stelvio, la casa cantoniera abbandonata. Bella. Che poi, cioè nel senso, che cos'è che servivano prima? E quando hanno costruito la strada a fine 900 non è che c'era, anzi a fine 800 scusa, quando hanno costruito la strada a fine 800 non è che c'era il camion che ti portava giù eccetera, ci dormivano lì, ci dormivano e boh, era una specie di rifugio diciamo. Ma c'è in mezzo alla strada? Eh? Cosa c'è in mezzo alla strada? Boh, un vestito. E quindi poi vabbè, ovviamente con gli anni sono state abbandonate, anche se in realtà leggevo che durante la Prima Guerra Mondiale sono state usate dall'esercito per bivaccare qua sullo Stelvio. Ma avevi visto che ha messo delle panchine? Ma va. Guarda. Perché non c'erano già? Boh, non l'ho mai viste, o vengo giù sempre che guardo solo la strada o no. E quella lì sotto invece è la vecchia strada che scendeva, che poi è stata chiusa e ne hanno fatta una un po' meglio. Cioè, è imbarazzante. Occhio che è questo che era sporco, eh. Vai, tornante interno. Già c'è una temperatura un po' più piacevole. 2 gradi in più, 18.4. E 2 gradi sono come 2 centimetri, sembrano pochi ma si fanno sentire. Esatto. Chiedimi un po' che falegname se sbaglia di 2 centimetri una misura.
Poi non va bene niente. Il vecchio con la Jeep. Quanto ci aveva messo l'altra volta da Cancano a Bema? Un'ora e 45. E mi sa. Sì. Beh, però comprano Ducati. Peccato che siamo in tedesca adesso. Eh sì, è il gruppo Audi. Mica neanche la Ducati c'è rimasta. Sì, sicuramente fanno le moto meglio adesso di 20 anni fa. Non devi dirmi esterna interna, dimmi stai a lato. Stai in centro. Mi hai lasciato talmente perplesso che ho tipo riso e mi sono smocciolato nel casco. L'altra volta qua c'era lo stambecco. Che io non ho visto. No, neanche, c'aveva delle corna lunghissime. Pelo lungo, le corna belle. Le corna belle? Sono diventati un po' piccoli. Sta in centro. E abbiamo capito un modo per farci capire. Sto esterno, stai in centro? Abbiamo trovato un modo per intenderci io e Luna. Non interno, esterno, curva. Centro, lato strada. Se no mi confondo, esterno, interno, boh. Effettivamente. Vabbè, dai, abbiamo trovato un modo, l'importante è capirsi. Esatto. Sto pensando al sushi di lunedì sera. E al cagotto post sushi di martedì mattina? Dai, che schifo. Chissà quante cose buone. Attenzione, verde! No! Rosso. Ma quanto è stato verde? 5 secondi, c'era il camper fermo. Ma porca miseria, porca. Schiaccio il tasto ma non serve a nulla. Schiaccio il tasto, guarda come si muove il palo. Sì. Dai. Guarda che montagna rocciosa. Dici di schiacciare ancora un po' il tasto? Guarda le cascatine che vengono giù. Eh sì, sarebbe la fresca. Osanna e Osanna e Osanna Cristo Signor. Ma diventerà rob verde prima o poi? Sono fiduciosa, accendo il quadro. 2 anni fa con Fontana sono passato col rosso perché non diventava mai verde. Va? Sì, mi sa che si era tipo impallato. E si è stati qua tipo un quarto d'ora. Ad un certo punto c'erano, non so, 50-60 moto, una fila lunghissima, un botto di macchine e non passava nessuno ed era sempre rosso. Ho detto, vabbè, fanculo. Ma un quarto d'ora, veramente. Ho detto, fanculo. Cazzo faccio sto cotto il giorno, sono passato. Dopo che sono passato io sono venuti tutti. Ah. ma cioè se si blocca che cacchio devi fare?
Tra l'altro c'era anche la telecamera, ho pure pensato, speriamo non mi fa la multa che sono passato col rosso col semaforo rotto. Ma va. Però c'è la telecamera che inquadra il semaforo, eccetera. Io ho capito, ma c'è una telecamera normale del traffico. È una telecamera del traffico, sì. Però vabbè, magari vedo un uomo che passa col rosso, si vede la targa. Comunque vabbè, non mi è mai arrivata quella multa lì, tanto meglio.